Il ragazzo che li comandava era vestito allo stesso modo, ma lo stemma del suo berretto era d'oro. Quando la squadra fu all'incirca 10 metri dalla piattaforma, egli gridò un ordine e i ragazzi si fermarono, boccheggianti, sudati, barcollanti, nella luce cruda. Il comandante venne avanti, balzò sulla piattaforma con un volteggio che fece svolazzare il mantello e ficcò gli occhi in quella che a lui sembrava un'oscurità quasi completa. «Dov'è l'uomo con la tromba?» Ralph capì che era accecato dal sole e gli rispose: «Non c'è nessun uomo con una tromba, soltanto io». Il ragazzo s'avvicinò e si chinò a guardare Ralph torcendosi tutto. La vista di quel biondino con la conchiglia color panna sulle ginocchia non dovette piacergli, perché si voltò in fretta con uno sventolio del mantello nero. «Non c'è una nave, dunque?» Sotto il mantello svolazzante egli era alto, magro, ossuto, e dal berretto nero gli sfuggivano ciuffi di capelli rossi. Aveva una faccia grinzosa e piena di lentiggini, brutta ma non stupida. Gli occhi chiarissimi erano pieni di delusione, pronti alla collera. «Non c'è un uomo qui?» Ralph rispose senza aspettare che si voltasse. «No, facciamo una adunata, venite anche voi». La squadra degli ammantellati cominciava a rompere le righe, ma il ragazzo alto gridò: «Squadra del coro, fermi tutti!» I ragazzi del coro obbedirono controvoglia, riformarono le righe e rimasero lì a dondolarsi nel sole. Qualcuno però cominciò a protestare debolmente: «Ma Meridiu, scusa Meridiu, non possiamo!» Poi uno dei ragazzi cascò a faccia in giù sulla sabbia e addio disciplina. Lo issarono sulla piattaforma e ve lo posarono lungo, disteso. Meridiu, sempre con aria fiera, fece buon viso a cattivo gioco. «Va bene allora, sedete e lasciatelo stare!» «Ma Meridiu!» «Fa sempre finta di svenire», disse Meridiu. «L'ha fatto a Gibilterra, a Addis Abeba, lo faceva a mattutino lasciandosi andar giù sui compagni». Quest'ultimo ricordo di scuola fece ridere i ragazzi del coro che stavano appollaiati come tanti merli neri sull'intrico dei tronchi ed esaminavano Ralph con interesse. Piggy non domandava nomi, intimidito dalla superiorità che le uniformi conferivano e dalla disinvolta autorità della voce di Meridiu. Si rannicchiò dall'altra parte di Ralph e si diede da fare con gli occhiali. Meridiu si volse a Ralph. «Non c'è nessun grande?» «No!» Meridiu si sedette su un tronco e diede un'occhiata in giro. «Allora dobbiamo arrangiarci da soli!» Incoraggiato dalla vicinanza di Ralph, Piggy parlò timidamente. «È per questo che Ralph ha fatto il congresso, per decidere quello che dobbiamo fare. Ci siamo fatti dire i nomi. Quello lì è Nino. Quei due sono gemelli, Sam ed Eric. E qual è Eric? Tu? No, tu sei Sam. Io sono Sam. Io sono Eric. È meglio che tutti diciamo il nostro nome», disse Ralph. «Dunque, io sono Ralph». «Sappiamo quasi tutti i nomi», disse Piggy. «Ce li siamo fatti dire un momento fa». «Nomi di bambini», disse Meridiu. «Perché dovrei chiamarmi Jack? Io sono Meridiu». Ralph si voltò di scatto. Quella era la voce di uno che sapeva il fatto suo. «Poi», continuò Piggy, «quel ragazzo non mi ricordo». «E tu parli troppo», disse Jack Meridiu. «Piantala, Grassone!» E tutti risero. «Non si chiama Grassone», gridò Ralph. «Il suo vero nome è Piggy». «Piggy? Piggy, oh Piggy!» E tutti ridevano a crepapelle, anche i bambini più piccoli. Per un momento fu come se un cerchio di simpatia stringesse tutti i ragazzi, lasciando fuori Piggy, che diventò tutto rosso, chinò il capo e pulì di nuovo gli occhiali. Alla fine le risate cessarono e si continuò coi nomi. C'era Maurizio, il secondo del coro dopo Jack, tozzo e sempre sogghignante. C'era un ragazzo piccolo e guardingo che se ne stava da solo e si nascondeva come se avesse orrore della compagnia. Nessuno lo conosceva. Mormorò di chiamarsi Ruggero e si richiuse nel suo silenzio. Guglielmo, Roberto, Aroldo, Enrico, il ragazzo del coro che era svenuto si tirò su a sedere contro un tronco di palma, tutto pallido.
Sorrise a Ralph e disse di chiamarsi Simone. Jack parlò. Dobbiamo decidere come faremo a farci salvare. E ci fu un brusio. Uno dei più piccoli, Enrico, disse che voleva andare a casa. Piantala, disse Ralph distrattamente e alzò la conchiglia. Mi sembra che dovremmo avere un capo che prenda le decisioni. Un capo, un capo. Io dovrei essere il capo, disse Jack con arrogante semplicità, perché sono maestro del coro e capoclasse. So fare il do diesis. Un altro brusio. Allora, disse Jack, io esitava e intanto il ragazzo Bruno, Ruggero, finalmente diede segno di vita e parlò. Facciamo le elezioni. Sì, eleggiamo il capo. Ai voti, ai voti. Questo gioco delle elezioni era quasi divertente come la conchiglia. Jack cominciò a protestare, ma il desiderio generale di avere un capo si mutava clamorosamente nell'elezione proprio di Ralph, per acclamazione. Nessuno dei ragazzi avrebbe potuto darne una buona ragione. Se qualcuno aveva dato prova di intelligenza, era Piggy. Mentre era ovvio che Jack aveva la stoffa del capo. Ma c'era qualcosa di eccezionale nella calma con cui Ralph sedeva immobile, ed egli era alto, bello. C'era soprattutto, oscuro ma potente, il fascino della conchiglia. Chi l'aveva fatta suonare, chi li aveva aspettati sulla piattaforma con quella cosa fragile sulle ginocchia, era diverso dagli altri. Quello della conchiglia, Ralph, Ralph! Facciamo capo quello che suona la tromba. Ralph impose il silenzio con la mano. Va bene. Chi vuole Jack come capo? I ragazzi del coro, obbedienti e funerei, alzarono la mano. E chi vuole me? Tranne il coro e Piggy, tutti alzarono la mano immediatamente. Poi anche Piggy tirò su la sua di malavoglia e Ralph contò le mani. Allora il capo sono io. Un applauso scoppiò tra i ragazzi in cerchio. Anche il coro applaudiva e per la mortificazione Jack diventò così rosso che le lentiggini non si vedevano più. Egli si alzò, poi cambiò idea e si sedette di nuovo tra il frastuono. Ralph lo guardò ansioso di offrirgli qualcosa.